Una storia di eccellenze lunga 50 anni, quella dei servizi per l'infanzia del comune di Pistoia. Una storia che il sindaco Alessandro Tomasi, l'assessore all'istruzione Alessandra Frosini e la dirigente Federica Taddei hanno voluto ricordare all'asilo Lago Mago, anche attraverso le testimonianze che sono arrivate dall'Italia e da diversi paesi del mondo, tra cui Giappone, Brasile e Stati Uniti, le cui delegazioni negli anni hanno più volte visitato i servizi per l'infanzia di Pistoia, considerati appunto un'eccellenza. È una bella sensazione, soprattutto per i nostri bimbi e le nostre famiglie, ma non possiamo fermarci, non l'abbiamo fatto. Abbiamo inaugurato nuove strutture, una in Montana alle Piastre, 106, inserendo un nido che ci rende particolarmente orgogliosi. Abbiamo anche progettato con i privati 106 e siamo prossimi in un'altra struttura a sperimentarne uno nuovo. A breve inizieranno anche i lavori per un nuovo nido a Pistoia, nuovo spazio 06, che è quello del Melograno. Quindi noi abbiamo partecipato a un bando, abbiamo vinto oltre 2 milioni di euro per la ristrutturazione e lì faremo un nuovo spazio 06. Quindi in centro ci sarà ancora un luogo dove poter accogliere bambini. Sono 553 bambini che sono accolti nei servizi sia privati che pubblici, perché noi abbiamo un sistema integrato 03 e riusciamo a raggiungere il 43% dei bambini, offriamo un servizio al 43% dei bambini in questa fascia d'età, che è una percentuale altissima. Pensate che a livello europeo è richiesto il 33%, il PNRR si è dato come obiettivo il 40%, Pistoia è già al 43%.